Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi facciamo un proseguio di un video che avevo già pubblicato tempo fa e che è andato discretamente bene, e per di più qualcuno ci ha fatto delle domande inerenti a questo prodotto. Stiamo parlando del robottino per poter lavare a tela della ProShenic. Allora, qualcuno mi ha segnalato che utilizzandolo con dei detersivi lascia le righe a terra nel momento in cui attiviamo la modalità lavaggio. Allora, io premetto una cosa: io ho acquistato questo robot più che altro per la fase di aspirazione della casa, lo faccio andare tutti i giorni. Per quanto riguarda invece la fase del lavaggio, ho sempre pensato che questo fosse un mantenimento del pulito, nel senso che io magari nel weekend faccio le faccende domestiche un po' più di fino, quindi lavo per terra, si pulisce, disinfetta, eccetera eccetera. Per poter mantenere il pulito comunque sul pavimento, io utilizzo l'accessorio per poter lavare a terra, ma alla fine è uno straccio che viene imbevuto con l'acqua e passa semplicemente dappertutto, quindi va a togliere quelle che sono magari pulviscoli o piccole cose che si vanno a depositare sul pavimento, briciole piuttosto che, perché comunque si può fare sia solo lavaggio sia aspirazione e lavaggio. A tal proposito ho scoperto che dando il comando vocale al nostro assistente vocale del attiva, io l'ho chiamato Ambrogio in modalità lavaggio, questo parte già con la modalità lavaggio, mentre invece prima lo facevo partire e poi andavo io ad impostare la modalità lavaggio. Fatemi sapere se anche a voi questa cosa funziona, non vorrei essere io la mosca bianca, però teoricamente dovrebbe essere universale la cosa. Ci tenevo a fare questo video anche per questa nostra spero iscritta che si chiama Roberta, che mi ha fatto notare che a casa sua invece rimangono gli alloni sul pavimento. Io ho preparato dei video in settimana dove ho lavato il pavimento con il nostro robottino e ho fatto delle riprese contro luce per far vedere che il pavimento si asciuga anche velocemente, perché come dicevo prima è inumidito lo straccio, e si asciuga in fretta e non lascia nessun tipo di striscio o di alone. Ho notato un leggero aloncino che rimaneva quando utilizzavo un detersivo in quantità maggiore rispetto a quella che dovrebbe essere messa sullo straccetto. Intanto cominciamo col dire che volevo fare delle precisazioni, perché il primo video mio fratello faceva vedere come si puliva, eccetera eccetera. Volevo andare un po' più nello specifico perché ci tengo che venga utilizzato in maniera corretta. Questo è il serbatoio per la sola aspirazione. Sulla parte superiore troviamo questo sportellino con un prefiltro. Questo è un ulteriore filtro che va posizionato all'interno di questo accessorio e pulito. Allora, si può anche lavare, si può sciacquare sotto l'acqua corrente. Quello che dovete fare prima di reinserirlo dentro è farlo asciugare molto bene, perché sennò c'è il rischio che poi tutti i pulviscoli che vanno a passare attraverso il filtro creino delle matassone e quelle non le togliete più e dovete sostituire tutto. Altra cosa, basterà premere qui davanti e sollevare, e qui troviamo l'altro filtro. Questo l'ho appena utilizzato, per questo lo vedete impolverato. Questo filtro basterà passargli il dito e anche questo lo potete sciacquare sotto l'acqua corrente. Attenzione a non bagnare tutta la parte qui, perché è sempre un prodotto che comunque va collegato poi ad una parte elettronica, quindi non vorrei che qualche goccia d'acqua andasse a inumidire i contatti e viene fuori il patatrac. Date sempre un'occhiata anche qui dietro. C'è la fessura dove, una volta che l'aspirapolvere fa il suo lavoro, butta qui dentro, quindi guardate se c'è qualcosa che magari possa ostruire. Questa, diciamo, è la base per poter avere il contenitore sempre pulito ed efficiente. Altra cosa, andate nell'applicazione, perché nella sezione delle impostazioni sui materiali di consumo potete andare a resettare ogni volta che pulite gli accessori o sistemate le spazzole, resettare l'app per dirgli guarda che ho fatto la manutenzione, quindi invece di arrivare, non lo so, magari al 45% si resetta e torna al 100%. Ma adesso passiamo al serbatoio con acqua. Questo serve per poter lavare a terra. Allora, questo per esempio è dopo un passaggio. Allora, mi è capitato, e non so se capita anche a voi, di vedere il pavimento che sembra bello pulito. Io ho anche un tappeto, il tappeto è molto corto come fibra, non è di quelli super cespugliosi, però tutti i giorni ci passo sull'aspirapolvere, eppure vi posso garantire
che una volta che parte il robottino ci passa sopra e io trovo sia sul pavimento, che ripeto, non pulisco, giuro, ma c'è veramente tanta roba che viene tirata su. Secondo me è dovuto anche al fatto che le setole che girano sotto il robot fanno sì che pettinino il tappeto e quindi tirino su tutto quello che trovano all'interno delle setole del tappeto. Come dicevamo l'altra volta, nella parte in alto troviamo uno sportellino in silicone, vi basterà aprirlo, e qui dentro andrete a versare, se ce l'avete con un imbuto, acqua demineralizzata, costa veramente poco, la trovate nei supermercati e vi basterà veramente per tantissimi lavaggi. Tenete presente che non dovete riempirlo fino all'orlo, c'è un limite che è 300 ml. Fatto questo, lo stracciato che trovate sotto non dovete andare a mettere dentro il serbatoio anche il detersivo o pucciarlo dentro magari acqua e detersivo, no? Dovete prendere lo straccetto, io per esempio utilizzo questo, il Pulirapide, non sono stato pagato per fare pubblicità, quindi è solo che mi trovo veramente bene. Questo contiene ammoniaca, io prendo un tappo di questo, tengo lo straccetto in questa posizione e glielo verso nella parte che andrà a contatto poi con la parte sottostante. Vedete, qui c'è il velcro. Una volta fatto questo, quando ci sarà il passaggio dell'acqua attraverso gli ugelli, naturalmente tirerà giù anche questo prodotto. E questo ho notato anche quando utilizzavo il classico mocio, aveva un'azione molto sgrassante, forse per questo che io non trovo un pavimento rigato piuttosto che. Dipende sicuramente anche tanto dal pavimento che voi avete. Adesso vi faccio vedere qualche video che ho fatto e poi torniamo qui. Come avete visto, il robottino ha fatto il suo dovere, passava più e più volte, c'era la striscia di acqua, ma era proprio un velo di acqua, che comunque evaporava abbastanza velocemente e una volta che si asciugava il pavimento non era assolutamente rigato. Vi ripeto, mi è capitato un paio di volte, ma era nel caso in cui avevo abbondato troppo con questo o con altri detersivi per avere un profumo un po' maggiore dentro casa. Lo sto usando ormai da un bel po' di tempo e nel quotidiano, tutti i giorni, anche se utilizzo il mocio per lavare a terra, per fare le cose un po' più di fino, posso garantirvi che nell'uso quotidiano ha soddisfatto pienamente sia me che mia moglie. La comodità di questi prodotti è che potete poi azionarli anche quando siete magari in ufficio, vi siete dimenticati di dargli il comando la mattina, siete in ufficio, andate sull'applicazione oppure vocalmente sulla app del nostro assistente vocale e lo fate partire. Potete controllare se per caso si è bloccato in qualche punto. Ecco, questo forse è la parte un po' più difficilotta, nel senso che se siete fuori casa avete qualcosa che impedisca il movimento del robot, si blocca, si spegne da solo, però non avete la possibilità di farlo continuare. C'è anche da dire che capita molto raramente, ho notato una grossa potenza nei motori perché io, come vi dicevo prima, ho un tappeto, anche quando utilizzo la funzione lavaggio il prodotto va sul tappeto, quindi l'attrito è maggiore perché con questo è sollevato da terra, mentre invece questo naturalmente deve toccare la parte qui per terra e questo fa sì che ci sia un attrito maggiore. Ma il robot va proprio tranquillamente, non si blocca, non ha impedimenti nel movimento. Vi consiglio inoltre di sollevare tutto da terra, quello che può dare impedimento al movimento del vostro robot, e io direi che vi ho spiegato come far funzionare in maniera egregia il vostro robot. Poi eventuali problemi, piuttosto che c'è un'assistenza che vi può assistere, vi può dare della consulenza anche tramite l'applicazione. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare questo prodotto e io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!